Una ricorrenza molto sentita, quella della commemorazione dei defunti per i Nissegni, che di buon mattino, in occasione del 1 novembre, festa di ogni santi, si sono recati al cimitero Angeli per portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Un viavai continuo di persone per le vie del Camposanto. Tra la gente anche i Nissegni ormai emigrati in altre città d'Italia e non solo, che per l'occasione sono tornati a Caltanissetta per pregare dinanzi le tombe dei loro familiari defunti. Un rispetto e un amore nei confronti di chi non è più in vita che si cerca di tramandare anche alle nuove generazioni. Io ci vengo sempre, però questi giorni sono più importanti per i morti civili. Visitare i parenti, i nonni. È un dovere, diciamo, quello di non dimenticare i propri cari e tramandare questo nostro pellegrinaggio, possiamo dire, queste visite ai nostri figli, ai ragazzi, perché oggi si stanno perdendo i valori, tra cui anche il ricordo dei cari e di quello che ci hanno trasmesso con il loro esempio, con la loro vita. Perché io dico sempre che non si insegna con le parole, si insegna con l'esempio. Quindi se noi riusciamo a tramandare questo messaggio ai nostri figli, penso che abbiamo veramente portato avanti una missione educativa importante. Ogni anno e ovviamente anche negli altri periodi, per quello che ovviamente si può. Allora, di persone che è bene ricordare e hanno dato pure tanto. Spesso si tende a non dire ai ragazzi, non insegnare ai ragazzi questo valore del rispetto della visita, la visita dei morti, però è bene che i ragazzi ricordino che è un giorno che bisogna dedicare a loro. E questo è il motivo per cui tutti quanti veniamo ad onorare i nostri morti, non solo in questa giornata, ma anche durante l'anno.